Ciao a tutti e bentornati a questa serie di tutorial su Nina per astrofotografia. Nel video di oggi parliamo di come vengono salvati i file e di un po' delle opzioni rimanenti che non abbiamo analizzato finora perché sono quelle un po' più generiche. Allora, nelle opzioni proviamo ad andare a vedere. Ci sono delle cose che sono cambiate rispetto alla versione che io vi ho mostrato nel primo video, perché questa, come vi dicevo, è la versione Nightly. Quindi qualcosina di diverso c'è. Una cosa che è cambiata, si può aggiungere un orizzonte personale. Non so come funzioni, ma probabilmente per limitare nello Sky Atlas quali sono gli oggetti che possiamo vedere o no a seconda dell'orario che inseriamo. Quello che ci rimane è l'imaging. Ora, adesso nell'imaging dobbiamo stabilire come vengono salvati i nostri file. In questo caso ci dà la possibilità di salvarli in TIFF, in FITS o in XESF, che sono quelli che usa PixInsight. Io salvo in FITS. Se salviamo in altri formati ci vengono date delle opzioni di compressione, ma io non le ho mai toccate perché non vorrei che andasse a modificarmi quello che acquisisco. Come vedete qua mi dice per le immagini con le DSLR, con le reflex, il formato del file è ignorato perché verrà salvato un file RAW. Quindi lui prevede l'utilizzo delle DSLR, delle reflex, però a molti non funzionano, quindi mi dispiace ma non so aiutarvi in quel modo lì. Qui invece si stabilisce dove e con che nome vengano salvati i file. È un po' complicato perché ci sono tante informazioni, ma poi alla fine, quando uno si capisce come funziona, riesce a districarsi bene. Diciamo che io mi voglio creare l'archivio D e voglio creare l'immagine, la cartella Nina. Mi creo la cartella Nina e a questo punto qui posso dire come devono essere suddivisi i file che salvo a seconda di nome o directory. Io questa la cancello perché così non guardo neanche che cosa ha fatto e io personalmente lo farei così. Analizziamo quali sono le voci che possono essere inserite e poi decido. Allora, questo viene, indica la data nel formato anno, mese, giorno. Questo è un valore che indica il binning della camera, il nome della camera, la data col formato, anno, mese, giorno. Quindi qua application start date, quindi probabilmente, non so cosa intenda con application, ma probabilmente quando viene creato il piano, non lo so. Questa è la data shiftata di 12 ore, quindi secondo me questa soluzione è meglio rispetto a quella precedente, perché altrimenti mi creerebbe due cartelle diverse, ad esempio se ragioniamo come cartelle, perché dopo la mezzanotte avrei un formato di giorno differente. In questa data c'è anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, che è molto comodo per il nome della foto. Questo valore indica il tempo di esposizione, il nome del filtro, la posizione del focheggiatore, la temperatura del focheggiatore, il numero del frame che ho scattato, il gain della camera, l'HFR che è stato trovato, se è un light, un flat, un dark, un bias o uno scatto singolo, l'offset della camera, il readout mode della camera, che non sarà un valore che analizza lui, l'errore della guida, l'errore della guida in arcosecondi, l'angolo del rotatore, la temperatura della camera, la lettura del cielo, il numero di stelle, il nome del target che stiamo riprendendo, il nome del telescopio, il formato solo nel forma l'ora nel formato ora, minuti, secondi, e la velocità di trasferimento dell'USB. Per come la farei io, farei allora, prima di tutto metterei il nome del telescopio, faccio doppio clic e lo faccio, poi metto la barra per dire la directory, poi metterei la data,
shiftata di 12 ore, così nel caso facessi più un oggetto per più volte saprei a che data corrisponde. Poi probabilmente la suddividerei in, no, forse la suddividerei col filtro, vediamo, filter, e poi la farei una cartella, anzi, vedete qua ho sbagliato, non ho fatto la barra in mezzo, e la metterei la cartella del tipo di immagine. Penso che è quello che mi interessi fare. Una volta suddiviso così, cioè, ma perché qua ho scritto telescope? Ho sbagliato io allora a cliccare. Vediamo se me lo cambia. Cos'è che avevo detto? Name of the target name. Ah, ho fatto telescope name. Allora, posso fare Ctrl X, taglia, e faccio Ctrl V, incolla. Ok. Così lui mi sta facendo vedere che un esempio mi crea la cartella M33. 2015 dicembre 31. Sotto cartella filtro L, luminanza, sotto cartella light, perché potrebbe esserci anche la sotto cartella dei flat, ad esempio, o dei dark o quello che è. Adesso inizio a dare il nome del file che mi interessa, quindi io lo chiamerei. Prima di tutto lo ripeto, il nome del target. Poi gli metto un underscore per separare le cose, metto il numero del frame, metto un altro underscore, metto la data nel formato ora, minuti, secondi, probabilmente, perché tanto il giorno non mi interessa. Allora, qualcosa per la data mi serve perché deve essere una cosa univoca. No. Probabilmente faccio anno e tutto quanto, no, scrivo tutto. Una volta levato di torno la data, metto l'esposizione, vediamo, data, exposure time, e exposure time ci scrivo alla fine, ci metto, anzi, ci scrivo secondi, così lui mi scrive 10.21 secondi. Poi underscore gain, camera gain, e qua ci scrivo G, così so che è 1600 di gain. Poi ci metto il filtro e ci metto L filter. È un nome lunghissimo, lo so, però a me interessa avere tutto nello stesso posto. Vediamo la temperatura, non del focuser, ma vediamo dov'è che c'è. Non c'è la temperatura. Camera gain, camera temperature, meno 15. E scrivo C, che così so che sono gradi. Vediamo cos'altro mi manca. Il binning non mi interessa, il nome della camera non mi interessa, la data, l'esposizione l'ho messa, il filtro l'ho messo, il focuser non mi interessa, no. Il numero della cosa l'ho messa 001, il gain l'ho messo. L'HFR non mi interessa, quello. Ah, questo devo mettere. Per primo lo devo mettere, il light. Allora facciamo così, faccio doppio clic, image type, faccio Ctrl X e prima di target name metto light. Così mi risulta che sia image type, metto così. Camera offset, readout mode, questo l'errore di guida non mi interessa, l'angolo non mi interessa, la temperatura l'ho messa, lo star count, target name, telescope name. Ok, allora adesso vediamo, quello che mi ha creato è un'immagine nella cartella M33 con la data, a volte io scambio anche, metto prima la data e poi il soggetto, quello dipende da come mi va, o a volte non la metto del tutto. La L che è il filtro e poi light che è il tipo di soggetto
soggetto. Il nome del file sarà light M33001, la data con l'ora. È un po' lunga, devo dire, però poi mi serve averlo, quindi è meglio se la tengo. 10,21 secondi di esposizione, il gain, il filtro e la temperatura. Probabilmente finirà che cambio. Sì, allora metto sensortemp.c, facciamo Ctrl X, lo metto prima del gain e così scrivo C. Faccio underscore e scrivo filter L, cancello questo perché a volte viene riconosciuto in automatico il filtro da alcuni programmi se è alla fine, quindi mi interessa che sia alla fine il filtro. E a proposito, il nome filter, qua mi scrive L, ma mi utilizzerà i nomi che io ho indicato qua, quindi mi scrive IL, H alfa, O3, CLS, quindi non scrivete magari Optolong L Extreme qua, perché se no ve lo trovate nel nome del file alla fine e crea solo confusione. Una volta stabilito questo, l'AutoMeridian Flip lo faccio adesso anche se è una cosa abbastanza semplice tutto sommato. Allora, a seconda delle limitazioni della vostra montatura, le prime volte che fate l'AutoMeridian Flip state attenti perché è meglio se siete presenti per vedere se funziona, se lo fa, se non lo fa. Ci sono ad esempio delle opzioni su certe montature e anche su EQMod che limitano i movimenti della montatura quando è ad esempio entro un grado al di qua e al di là del meridiano. Quindi vuol dire che se voi date l'impulso di far spostare la montatura entro quel grado, quel valore che voi avete impostato, e vi ricordo che un grado di spostamento sono 4 minuti di tempo, quindi se voi doveste dare 3 minuti, se avessi la limitazione di un grado non si sposterebbe. Adesso questa impostazione qua è di default, io adesso non, su questo qua non l'ho ancora modificato e quindi non funzionerebbe. I valori da impostare sono questi. I minuti dopo il meridiano è sempre meglio lasciargli un pochino di range. Io 5 minuti dopo il meridiano glieli lascerei. Alcuni li considerano tempo perso, ma io sono più tranquillo a lasciare un po' di tempo e sapere che tutto funziona bene. Massimi minuti dopo il meridiano. Devo dire che non so che cos'è, quindi non mi è chiaro che cosa faccia, però lo lascio sempre un pochino di più rispetto al valore che ho indicato prima. Usa il lato del telescopio, è impostato su no perché in teoria lui dovrebbe sapere da che parte è, ma probabilmente penso che mettere on se la montatura sa da che parte del telescopio è. Potrebbe funzionare ed è una sicurezza in più per essere sicuri che la montatura non si sposti avanti e indietro quando deve centrare un oggetto. Recenter After Flip di sicuro on perché deve rifare il plate solving e deve centrare l'oggetto com'era. Scope Settle Time After Flip, gli ho messo 30 secondi di pausa dopo che ha fatto il giro e la pausa dopo il meridiano, a prima del meridiano, scusa, 2 minuti, cioè 2 minuti prima del raggiungimento del meridiano, cioè non di quando fa il giro, ma di quando raggiunge la linea del meridiano, si ferma. Non solo si ferma, ma se l'esposizione va oltre quei 2 minuti lì, se l'esposizione mi si ferma ancora prima, cioè se io ho un'esposizione di 5 minuti e mi trovo a 6 minuti dal meridiano, siccome il mio scatto successivo di 5 minuti finirebbe a 1 minuto dal meridiano, che è oltre questa soglia, non mi fa nemmeno quello scatto lì. Quindi state attenti a quello che impostate a seconda della lunghezza degli scatti che fate. Se fate scatti di 10 minuti, rischiate di stare fermi 10 minuti più i 2 minuti più i 3 minuti qua. Quindi valutate bene come impostare questi valori. Autofocus after flip, in teoria non ce n'è bisogno perché se era a fuoco prima e a fuoco anche dopo, io
questa la disattivo perché non mi va che perda del tempo a fare una cosa che non c'è bisogno di fare. E su questo siamo a posto. Vi aggiungo un'altra cosa, lo SharpCap Sensor Analysis Folder. Su SharpCap c'è un'opzione che serve per calcolare qual è il tempo di esposizione ideale in base al proprio sensore, al cielo, al tipo di gain al gain che si usa, al tipo di sensore che si ha, eccetera, eccetera. Se avete fatto quell'immagine lì, quel processo lì, qua bisogna indicare qual è la cartella in cui è stato salvato quel file, perché sull'imaging c'è un calculator che vi calcola, esattamente come fa SharpCap, qual è il tempo ideale per l'esposizione. È molto deludente perché uno pensa sempre che deve fare il tempo più lungo che può, se può arrivare a fare 10 minuti di scatto, deve fare 10 minuti di scatto. Questi valori qua, per i cieli che abbiamo, finiscono sempre col dirti il tuo tempo ideale sono 12 secondi o 20 secondi o difficilmente arriva a 1 minuto. Questo perché lui fa un calcolo differente che sì, è buono sapersi, e però ognuno deve scegliere che cosa fare, se limitarsi a fare quello che gli viene consigliato ed avere tantissimi scatti o se invece fare degli scatti lunghi e comunque cercare di fare quello sempre il più numerosi possibile. Anche in questo caso abbiamo finito. Il prossimo step che abbiamo da fare è come si crea un piano di scatti finalmente. Al prossimo video. Ciao.